quando ho cominciato a fare l'accademia, in realtà ero partito per strade completamente diverse, nel senso che conoscevo poco rispetto all'arte contemporanea. E poi in realtà questa mia più vicinanza a certi tipi di altri argomenti mi ha portato a una serie di ragionamenti che erano completamente fuori rispetto a un'indagine sulla forma, che più di tanto non mi ha interessato e non mi interessa tuttora. Per alcuni lavori inserisco chiaramente delle sculture che hanno una forma loro finita e con un'estetica propria e che riferisce comunque a tutta una serie di simboli che mi appartengono più da vicino, anche se la parte che mi interessa di più è la relazione con il pubblico più diretta, per cui l'idea che comunque l'arte si riavvicini alle persone, alla gente, quindi questa cosa è la cosa che in realtà mi intriga di più. Molto spesso mi ritrovo a fare delle mostre o degli interventi che non sono nelle gallerie ma sono fuori, per cui l'idea di arte pubblica mi piace perché ha un contatto diretto con le persone, un monumento che non è più il manufatto, ma diventa proprio l'incontro. In quel momento particolare, secondo me, si realizza il monumento. Ci sono in realtà due parti del lavoro, cioè c'è più un lavoro di galleria che è più legato, sì, a un'idea più concettuale. Però in entrambi i casi il lavoro resta sempre aperto, cioè non lascio mai un lavoro che si chiuda, cioè quindi è un'opera sempre non finita in qualche modo, perché può continuare a lavorare, cioè mi interessa di più il processo piuttosto che il risultato, perché quando faccio dei lavori che in qualche modo hanno bisogno di una maturazione, tra virgolette, lunga, durante il processo non ti accorgi, perché in realtà ultimamente i miei lavori sono molto di attesa, per cui è la natura che genera direttamente il lavoro. Tipo, non so, l'ultima mostra che ho fatto da marselleria, ho messo delle lenti di ingrandimento puntate su un albero, un tronco di un albero tagliato, e dopo un anno ho visto i risultati. Quindi vabbè, c'erano queste lenti che lentamente il sole ha bruciato il legno e quindi ha lasciato questi segni, un po' come il lavoro che facevo, uno dei primi lavori che ho fatto, che era appunto queste forature su carta, in cui ero io direttamente che facevo questi segni quasi maniacali sulla carta. Perché è un processo in realtà paradossale e tendente all'infinito, perché c'è l'idea di scomporre completamente la materia. Nel primo lavoro cercavo proprio di. La mia idea si chiamava un'ipotesi di infinito, perché cercavo di trovare l'infinito in un foglio finito. In questo caso io mi ero dato un tempo, un anno, però anche in questo caso il lavoro era potenzialmente infinito. E però lascio agire la natura stessa rispetto al lavoro. E quando arrivo alla fine del processo mi accorgo che il processo in realtà ha dato origine a nuove idee per poter passare a nuovi esperimenti. Quindi la ricerca non si ferma, anzi ricomincia dall'inizio. E quindi negli ultimi anni sto passando da un lavoro all'altro, trovando sempre appunto dei punti di appiglio, come insomma, un po' una nave alla deriva che trova il vento e continua ad andare avanti. C'è un pensiero di fondo che è un po' un'ossessione, che è quella dell'infinito, cioè che in realtà è un po', penso che sia soprattutto per gli artisti, un tema comune, che è quello comunque della morte, dell'idea della memoria rispetto a sé e al mondo e alla storia. In relazione a questo, negli ultimi anni si è incastrato il tema della natura che mi interessa particolarmente. Perché alla fine, cioè, facciamo parte di un ecosistema e quindi questa cosa mi interessa. E quindi in realtà è come se stessi scrivendo un grande romanzo che non so se avrà mai fine, però forse dopo di me si capirà un po' tutti i fili, cioè tutti i nodi dove erano, e si riuscirà a annodare tutti insieme. Perché quando procedo in modo abbastanza istintivo, per cui non è che sto a soffermarmi sulla cosa se possa funzionare oppure non posso funzionare in termini di appeal per il mercato, per il sistema, cioè deve funzionare per me. Quindi molte volte i lavori rischiano di essere anche ingenui, perché non c'è appunto quella furbizia dell'artista che invece cerca di metterci dei contenuti o dei materiali più glamour per il momento, perché non mi interessa, anzi sto lavorando sempre con materiali il più possibile poveri, lavoro sempre con il ferro, con il legno, con la carta, materiali che riesco a recuperare facilmente, con cui poi mi trovo a mio agio. Lavoro sempre comunque per la maggior parte in spazi pubblici, perché
per cui ho musei o fondazioni, cose di questo genere, quindi non mi interessa neanche avere l'appeal della galleria. Le cose che non riesco a dire io le dico attraverso il mio lavoro, per cui cerco di essere il più così trasparente possibile, nel senso che senza simulazioni o... L'arte negli ultimi anni si è staccata sempre di più dalle persone, diventando sempre più autoreferenziale, in circoli sempre più chiusi e sempre più di nicchia. Quindi in realtà lavorare nello spazio pubblico vuol dire lavorare direttamente con le persone. Il lavoro di Torino era un giardino con un frutteto, con dei frutti antichi. Quindi le persone possono andare lì, incontrarsi, i bambini possono andare a imparare cosa sono questi frutti antichi e la frutta che viene prodotta dalle piante è a disposizione delle persone del quartiere. A New York, ad esempio, il lavoro era in un giardino pubblico, in un community garden, c'erano delle panche che le persone potevano prendersi e spostare per cercare il punto del giardino che amavano di più. Il lavoro infatti si chiamava Private View ed erano una serie di punti di vista di questo giardino privati, per cui uno quando usciva era tipo una macchina fotografica che aveva registrato quel momento particolare e l'idea di prendere quella sedia, che era una sedia che aveva un design particolare, era proprio l'idea di sedersi e guardare il paesaggio. Adesso questo lavoro che ho fatto insieme a quattro mani con Antonio Rovaldi, alla tenuta dello Scompiglio a Lucca, avevamo un punto in comune che era Thoreau, questo libro Walden, e quindi abbiamo disperso 18 pagine, che sono i 18 capitoli del libro, in realtà sono delle pagine di pietra, all'interno della tenuta. E quindi abbiamo generato una camminata di 2 ore e mezzo per trovare i lavori. Quindi il lavoro si divide in due parti, c'è una parte che è la mappa, proprio che è stata disegnata appositamente per il lavoro, con l'itinerario che ti porta a vedere i punti. Però i punti non sono esattamente i punti, ma devi cercare il lavoro, per cui devi guardare il bosco ed è un po' come leggere il libro. Ci sono delle relazioni concettuali tra la scritta che c'è su questa pagina di pietra e il paesaggio circostante. Non ho uno studio perché in realtà non mi serve. Tutte le volte utilizzo dei materiali diversi, delle tecniche diverse, per cui dovrei avere o 200 attrezzature diverse e conoscere un sacco di tecniche che non conosco, per cui preferisco lavorare direttamente negli studi degli artigiani e quindi quando sto qua in realtà lavoro al computer, lavoro un po' su questo tavolo, anche perché poi mi piace andare e incontrare persone, stare fuori piuttosto che stare in studio, perché poi mi sembra che diventi un po' lavoro da impiegati 8 ore chiusi nello studio. Trovo dei libri da leggere che mi portano a scoprire altre cose e che fanno da network per gli step successivi. L'ultimo lavoro sul sole ho cominciato a cercare dei riferimenti perché ero partito da Ezechiele rispetto appunto al passo della Bibbia sul sole distruttore e poi dopo da lì sono trovato questo libro di Munari, il caso è la parte che mi aiuta di più nel lavoro insomma. E funzionano benissimo quando c'è il caso di mezzo. Sono molto fatalista, per cui non è che progetto più di tanto, alla fine se mi metto a progettare una volta che però c'è tutta una serie di cose che funzionano. Non so, parto da un lavoro che ho già fatto, ad esempio questo lavoro sul sole deriva dal lavoro precedente che era Metodo Walden. Era un lavoro in cui avevo trascorso un tot di tempo all'interno di spazi che erano stati abbandonati dall'uomo e poi avevo fatto questa mostra al MAR di Ravenna e avevo lavorato con la luce del sole e lì avevo lavorato con questo ingegnere che si occupa anche di illuminotecnica. Avevano ricostruito in modo artificiale la luce solare all'interno di una serie di stanze, però c'era questo discorso sulla luce che mi interessava, per cui da lì ho cercato in qualche modo di rendere visibile e tangibile la luce del sole, cioè proprio fisicamente, perché mi sono accorto che molte persone danno per scontato l'esistenza del sole. Però in realtà è una fonte di energia e poi di vita. Quindi adesso è da 2 anni e mezzo che sto lavorando su questa cosa. Infatti la prossima mostra che farò al PAV, lì lascerò un lavoro permanente che donerò al PAV ed è un raggio di sole che entra all'interno del museo e si vedrà soltanto una volta all'anno. Il 15 agosto entrerà questo raggio di luce alle 2 del pomeriggio e colpirà questa lamina per terra che ha sopra il simbolo dell'infinito. Apparirà poi dopo il simbolo dell'infinito sul soffitto attraverso le pareti di vetro del soffitto, per cui c'era anche questa idea di rimando di un raggio che entra e poi viene rimbalzato ancora su. Ma gli artisti non è che sono soltanto i decoratori di corte, ma ci sono anche artisti che magari in
in qualche modo denunciano qualche cosa oppure fanno presente che esistono altre realtà. Ecco, cioè portano alla luce qualche cosa che le persone normalmente non vedono. Ecco, questo qui è quello che mi interessa. L'arte ha sempre avuto uno sguardo verticale rispetto alle cose, un po' perché nel passato comunque l'arte era realizzata più che altro per le chiese. Quando è uscita comunque dalle chiese ed è entrata nelle case, comunque nelle strade, tra le persone, ha sempre avuto questo sguardo più alto rispetto alle cose, per cui in realtà dall'alto le cose si vedono meglio perché riesce a vedere con una distanza maggiore. E quindi secondo me è questo, quello che gli artisti bravi poi riescono a fare, quello di riuscire a vedere un po' più in là. Poi non tutti ci riescono, chiaramente. Molti raccontano del loro presente e troppi adesso raccontano del passato. Le cose che mi piacciono di più quando ci sono le mostre sono appunto, non so, era capitato a una personale mia che questa signora si è entrata, io non la conoscevo, ha fatto un giro per la mostra e mi ha detto: guarda, io non ho ancora letto il comunicato stampa, però la cosa che mi piace della mostra in sé è che si è creato un bell'ambiente, nel senso che mi trovo molto a mio agio qua dentro, perché poi cerco di lavorare sempre con le luci per creare proprio degli ambienti interni e quindi alla fine cerco di modularle sempre, molte mostre sono un po' al buio perché cerco di tenere la luce un po' bassa e questa cosa alla fine riesce a creare quel clima più intimo, domestico, che fa sentire a loro agio le persone.